Sul sul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo insieme alla miniserie The Family Sims. Allora, oggi riprendiamo il nostro episodio con la famiglia Wallace. Quindi è, diciamo, il mattino dopo. Lui sta dormendo ed è convinto che la piccola e dolce, tra virgolette, molto sarcastico, Belen stia ancora dormendo nella cameretta, mentre invece lei non c'è. Mentre giù abbiamo l'ignara Letizia che ha preparato una bella sorsata di agrumi. Lei si beve tutti questi intrugli sotto consiglio del medico. Lei ha iniziato a fare un trattamento di fertilità che prevede dei massaggi particolari, delle iniezioni, un'alimentazione di un certo tipo, yoga e meditazione. Quindi lei la mattina beve, come suggeritogli dal medico, le cose che insomma le possono fare bene. Poi svuotiamo qui la ciotola e riempiamogliela di nuovo, che lì il cibo sta puzzando. Ovviamente lei non sa cosa è successo la sera prima tra suo marito e la figlia dell'amico di suo marito. Non ne ha idea, è totalmente ignara. E non sa neanche che suo marito in questo momento ha nella testa Belen. Belen è un po' il suo pensiero fisso. È adulto, è vero, si è comportato tra virgolette bene, ma non troppo, perché comunque un bacio lo ha preso. Accaduto, ha ceduto alla tentazione, almeno per un attimo è inciampato, anche se poi dopo è riuscito a mantenere un po' un minimo di controllo, però in realtà la cosa non è andata troppo bene. E lui adesso direi che si può svegliare, e convinto che lei sia ancora là in camera a dormire, lui entra per venire a svegliarla. E per dirle di scendere a fare colazione, che poi la riporta a casa come promessa a Victor. Però arriva qui e scopre che lei non c'è. Quindi, ok, fatti una doccia. Mentre lei intanto si sta occupando un po' della casa. Anche lei non ha notato Belen. In realtà va bene, il video era qua, però facciamo finta non ci fosse. Anche lei non ha notato che Belen è andata, se n'è già andata. E ovviamente non si preoccupa della cosa. Cos'ha lui? Lei, anzi, Thea. Io penso perché gli animali confondo sempre il nome. Lui sta ancora facendo la doccia. Vabbè, fai una cosa. Allora, nel frattempo che il cane mangia. Sì, il cane, il gatto mangia. Amore, la lettiera è fuori. Fai uova e toast. Ah, forse da solo bisogna andare in bagno. Tesoro mio. Vieni giù. E prenditi una tazza di caffè anche tu. E ti siedi qui. Anzi, prima lei prende, fa la colazione. A lei non ha detto niente a Christian di questa cura. Cioè, Christian lo sa, ma in maniera molto, diciamo, molto vaga. Perché comunque lei sa che lui non crede molto a queste cure alternative. E soprattutto lui teme che sarebbe l'ennesima delusione, quindi non sarebbe troppo favorevole a questa idea della moglie. Quindi lei ha deciso di stare zitta e non dirgli niente. Dove stai andando, tesoro? Fermo. Mi sta anche bene che mangi lì. Però al momento tra i due vige una specie di pace. Lei può chiedergli di Belen, gli può dire: ma Belen, insomma, l'hai svegliata, l'hai chiamata, e fa: no, guarda, è già tornata a casa, probabilmente mentre noi stavamo dormendo. Però lei così spezzerà il cuore ai genitori con questo atteggiamento ribelle, mi dispiace per loro.
E lui comunque cerca di buttarla sulle riunioni. Già, vedi che ci vuoi fare, ragazzi, gli adolescenti sono fatti così. Ma tu come mai eri in quel locale? E lui gli dirà, vabbè, ok. Sai, era una serata con dei colleghi, questo era vero, e l'ho trovata lì per caso, e anche questo era vero. Però lui, avendo la coda di paglia, si sente un po' a disagio nel rispondere a queste semplici e innocue domande. Però lei, vabbè, non ci fa caso più di tanto. Lui, vabbè, te beviti sto caffè, anzi mi garberebbe che te lo finissi perché vorrei farti mangiare. Vediamo che Letizia non è molto abile in cucina. E lui potrebbe magari fargli anche una battuta, no? Buona imitazione. Scusate, sono sceso un po' troppo. Non hai ancora imparato a fare una frittata, vedo. La prendo un po' in giro, ma affettuosamente in questo caso. Anche tu prendi una porzione, poi dopo vai in bagno, promesso. Oddio, non hai fatto un tempo. Cavolo, ragazzi, ma vi scappa così forte la pipì. Vai, vai in bagno allora. Cioè, volevo farvi fare una colazione decente, ma. Vai in bagno, vai in bagno, tesoro. E anche tu faresti meglio ad andarmi in bagno. In tutto ciò lui però, adesso che è in bagno, mentre si lava i denti, pensa a Belen, si domanda ma starà bene, ma è tornata a casa, sarà tutto a posto. Insomma, non gli è piaciuta sta cosa che lei se ne sia andata così alla chitichella, no? Quindi la chiama, prova a chiamarla. Ma lei non risponde, parte la segreteria. Così. Volevo che gli... Ecco, perfetto. Volevo che restasse energico e mi pareva strano che... Invia un SMS. Allora lui gli manda un SMS. Per provare a vedere comunque come sta. Mi chiede, ma stai bene? Sei rientrata? Mi puoi rispondere quando ti chiamo? E riprova di nuovo a chiamarla, non ricevendo nessuna risposta, vedendo che l'ha visualizzato, ma non ha risposto, quindi la chiama. Lei stavolta risponde, un po' risentita per essere stata rifiutata, un po' imbarazzata per averci provato. Lei gli dice che comunque è tornata a casa, che sta bene, suo padre è a posto, non ce l'ha con lui, la sua amicizia è salva. Fa però che vorrebbe parlare con lui di quanto accaduto ieri sera. E lui lì per lì dice di no. Assolutamente no, perché è meglio evitarla, no? Però, ed è meglio decisamente pensare ad altro, quindi lui va a farsi una bella corsa per provare anche a schiarirsi un po' le idee. Mentre, nel frattempo, Letizia si mette a fare yoga come le ha suggerito il dottore. Sì, ho scaricato sta benedetta Wicked, ma la toglierò perché fondamentalmente per me è inutile, non... Anche se è ganza l'idea del ciclo, quella mi piace, dell'aborto, quindi mi stuzzica un po' la fantasia, potrei anche decidere di tenerla, ora vediamo. E lui qui riflette, riflette, Belen, 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 è la sua ossessione da quando c'è stato quel bacio, già prima ci pensava, dopo il bacio proprio, cioè ciao, non fa altro che pensare a lei. Qui cosa c'è, una caffetteria? Ma che carina. Lui ci pensa di continuo e non può farne a meno. Cos'è questo? Un barbone. August Brack. Vabbè, sembra effettivamente un senza tetto. Ok. E lui riceve un altro SMS da Belen che insiste per vedersi. Questa volta, vista il caratterino di Belen che gli ha detto: guarda, ascolta, mi devi almeno questo? E lui gli ha risposto: no, guarda, io non te devo niente, cioè, nel senso, sono più grande, datti pace, è stato il bacio di ieri l'ubriaca, dimentichiamoci quello che è successo e ognuno per la sua strada. Ma lei gli dice che comunque lo vuole vedere, che se non accetta di vederlo, di vederla, andrà direttamente a casa sua, perché in un modo o in un altro lei vuole parlarci. A questo punto lui si lascia decisamente convincere e fissano un appuntamento.
Andiamo. Ok, allora ragazzi, sappiamo tutti quanto Belen sia particolare e strana. Avendo lui mostrato perplessità sul vedersi, perché dice comunque giorno, io sono sposato, la situazione è quella che è, non mi sembra il caso rincontrarsi in luoghi pubblici di giorno, no? E lei allora gli ha detto, ah, non preoccuparti, ci vediamo al cimitero, lì non ci vedrà nessuno. Lui avrebbe voluto ribattere, ma lei gli ha riattaccato in faccia, quindi lui si è trovato costretto a seguire l'idea bislacca di Belen. E ora che è qui, lui le sta chiedendo comunque come sta, se si è ripresa dalla sbornia, eccetera. Lei gli dice sì, per carità, però tu, lui gli dice, come dottor, come assistente, lei adesso però si arrabbia perché gli dice, cavolo, ma tu, loro si mettono a discutere per ieri, gli fa, tu in realtà, ma perché tu sei così restio? Perché alla fine è vero, io provo qualcosa per te, è vero. E lui, ma io sono più grande di te, devi spiantarla. Quindi fa lei dice, quindi vuoi dirmi che tu a me non ci pensi, che non provi niente? Non ho detto questo. E allora perché mi stai rifiutando così? Mi respingi? Perché è la cosa più giusta da fare, dice lui. Lei fa le emozioni, bisogna seguire le emozioni. E tu mi stai rifiutando per la stupida moralità e la società. Ma no, non esiste. E quindi, insomma, la discussione sta vertendo su questa cosa. Lei si alza perché è stufa di sentire queste storie. Dice: no, tu ti stai sbagliando. Questa cosa non ci siamo proprio. E lei, infatti, è furente e gli lancia una bevanda. Scusa, sei uno stronzo. Ah, sì, perché tu mi rifiuti e sai benissimo che mi vuoi. Lui cerca di calmarla comunque, dice no, dai, ti prego, Belen, calmati. Capisci la situazione? Lei no, non la capisco, va bene, è assurda questa cosa. Lui fa una sciocchezza, se me lo fa. È fondamentalmente la bacia d'impulso. Ok, ragazzi, questa cosa è decisamente da immortalare. Perché sì, io miravo a questo sin dall'inizio. Quando io ho creato Christian e Belen, questo era ciò che immaginavo. Allora, lui, non fate caso che l'animazione è sfalsata perché lei è adolescente e lui è adulto. E lui quindi segue l'animazione modificata che ho messo della mod, mentre lei segue l'animazione di base. E mentre loro fanno questa cosa, io faccio un piccolo taglio, vi faccio l'effetto sorpresa. E si ritrovano a fare l'amore con dolcezza e desiderio. Però, vista che qualche mod è, lascerei anche loro la propria privacy. Belen se n'è andata e anche lui se ne sta andando, sempre più confuso, sempre più sconvolto dal suo comportamento perché si è lasciato andare a più bassi istinti. Tra l'altro, ragazzi, ricordiamocelo, in un cimitero. Quindi, insomma, moralmente proprio scorretto decide che è meglio tornarsene a casa di corsa. È appena rientrata a casa, ha deciso di farsi un bel bagno per cercare di, boh, riflettere un po' su quello che ha appena fatto e si rende conto che nonostante sia sbagliato, gli è piaciuto e ha voglia di rifarlo ancora, ancora, ancora. E sa che questo mette molto in crisi il suo matrimonio, perché come se non bastasse il problema figlio, ora c'è anche questo. Lui si sente in colpa terribilmente nei confronti di Letizia, però è più forte di lui. E lei, che è appena tornata a casa dal lavoro, vuole andare subito a scoprire se per caso il trattamento di fertilità ha avuto successo facendo un test sulla sua ovulazione, quindi vediamo se lei può essere fertile. Gli dice che non è fertile, Letizia non può risultare fertile, ha zero chance di restare incinta. Ok, perfetto. Lei questa cosa ovviamente la rattrista, ma non poco, tanto. E quindi niente, non gli è andata bene per nulla.
è molto giù per questo motivo. Quindi decide di cercare di non pensarci mai, ha sclamato tre volte, vai in bagno ti deve denudare adesso, di non pensarci e preparare una scena per lei e suo marito, sperando che il trattamento di fertilità che sta praticando prima o poi possa fare effetto e possa portarla al successo. Anche lui è venuto giù, ha fame, lei è triste. Però esprimo affetto. Quando lui chiede un consiglio, lui potrebbe chiedergli un consiglio, ma ora ovviamente non su Belen, gli dice, no, è stato un... non lo so, ma tu pensi che... ci faccia bene stare qui, forse non dovremmo andare a vivere altrove, a San Myshun e ricominciare. Lei dice no, assolutamente no. Io voglio stare qui, mi piace la vita del paese, anche se lui vorrebbe tornare a vivere in città. Comunque non vuole andarle contro perché già comunque gli stanno remando contro, però cerca un po' di mettere un freno a questa sua cosa di avere un bambino, quindi non vuole mettersi a discutere anche sull'indirizzo di casa, ecco, quindi accetta di buon grado di vivere a Newcrest, anche se lui la Newcrest gli va stretta. E direi che per questa puntata possiamo anche chiudere, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio, devo ancora decidere se andremo dagli José o dai Mendoza, quello vedremo. Cosa sta succedendo? Ah, ok. Pensavo, ho visto, ho fatto una faccia a lei che pensavo sembrava quasi le stesse dicendo divorziamo, ma era preso un attimo di panico. Comunque, dicevo, non so ancora con chi torneremo nella prossima puntata, però lo scopriremo la prossima volta. Io intanto vi mando un grosso bacio, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento se vi va. Se vi va iscrivetevi anche al canale per restare sempre aggiornati. Io ho deciso di fare una programmazione, quindi il lunedì ci sarà la Parency Legacy Challenge alle 13. Martedì niente, mercoledì The Family Sims alle 13, giovedì un video extra nuovo che non c'entra niente con The Sims, un altro gioco, e scopriremo proprio avanti. E ci sarà ovviamente per un tempo limitato, poi non lo so, verrà sostituito con altro oppure resterà una giornata vuota. Venerdì abbiamo la sfida dell'eredità alle 13, sabato pausa, niente, non vi rompo le scatole il sabato, e la domenica vita da Sims 2.0. Quindi detto questo, ho detto tutto. Ci vediamo la prossima volta. Sul sul!